Ah, non sai mai quando avrai bisogno delle abilità di autodifesa. Visitare una galleria d'arte è stata una grande idea. Ma potresti fare un incontro spiacevole anche in questo spazio sicuro. Incontrare una persona losca? Non ricordo di averlo pianificato per oggi, ma è difficile spiegare qualcosa a una persona come questa. C'è un grande trucco che disabilita qualsiasi aggressore. E funziona alla perfezione. È molto scomodo inseguire la vittima in questa posizione. Ma può provarci se vuole. Fai pratica e ce la farai. Fagli perdere l'equilibrio. Colpisci l'altra gamba. Ora il colpo finale è sotto il ginocchio. Con le gambe così non può più muoversi. Il cattivo è di nuovo in pista e pronto per nuove avventure. Ed ecco che arriva un'altra vittima. Cos'è questa? Una danza di corteggiamento? Ehi, diventiamo amici! Ma questo ragazzo non è il suo tipo. Dovrà rifiutare questo ammiratore aggressivo. Questa non è la prima volta che deve spiegare a un ragazzo che non le interessa. Che colpo! Penso che dovrà andare dal medico. Avrà problemi con la schiena o qualcosa di simile. Diamo un'occhiata più da vicino a quelle mosse. Intercetta una gamba in questo modo e colpisci duramente sotto il ginocchio per abbattere l'aggressore. Questo non è il quartiere più sicuro. Meglio mettere il telefono in tasca. Ma questo non aiuta. L'aggressore l'ha già scelta come sua vittima. La prende di sorpresa. Non me l'aspettavo! E va molto male. Ha un coltello! Mantieni la calma e attacca per prima. Mentre il nemico è dolorante e umiliato, scappa! Che trucchi segreti ha usato? L'aggressore ha alzato la mano per colpire. Ferma la sua mano con entrambe le mani. Portala dietro la schiena. Spingi verso il muro con tutte le tue forze. Bingo! Stava andando tutto bene. Ma anche una piccola collisione sulla scala mobile potrebbe finire in un grave conflitto. Ti sta afferrando per il collo. Cosa fai? Certo, non lascerai che ti ferisca. È stato veloce. L'avversario cade. È qualcosa che ovviamente non si aspettava. Facciamo un po' di pratica. Puoi usare i metodi più subdoli. Blocca la gamba del ragazzo. Scivola sotto. Dai un pugno all'altra coscia interna. Vittoria! Un parcheggio vuoto non è il posto più sicuro. Tieni gli occhi aperti. I criminali possono essere ovunque. Eccone uno! Ti prende da dietro e ti dice di dargli tutti i tuoi oggetti di valore. Non puoi perdere la testa nelle situazioni pericolose. Devi scappare. Girati e prova a graffiare la faccia dell'aggressore. Puoi strappargli il cappello e fingere di essere pazza. Questo gli farà perdere il suo ritmo. O almeno lo distrarrà per un po'. Sembra così carina, ma mi ha rubato il cappello. Cosa dirò alla mamma? Oh, questa città è troppo pericolosa. Devo attraversare questo vicolo, poi sarò al sicuro. Questo non è il posto più adatto per camminare da soli. È così felice di vederti. Ti ha afferrato per i vestiti. Cosa dovresti fare? C'è una via d'uscita da questa situazione. Lei è preparata. Deve fare male. È rotto? Ecco cosa devi fare. Con una mano prendi il polso dell'aggressore. Con l'altra premi il gomito dal basso e respingi l'aggressore. A volte basta solo la tua creatività per vincere un combattimento, un incontro inaspettato e spiacevole. E se giocassi a cucù con lui, copri gli occhi con le mani. Cucù! Non era proprio preparato per questo. Cucù!
Cucù! Ok, puoi sempre girarti e coprire di nuovo gli occhi con le mani. Questo è davvero imbarazzante. Cucù! Guardami! Sicuramente non ha apprezzato il gioco. E ora tocca a te! Povero ragazzo, non sa affatto cosa sta succedendo. Mentre sta cercando di capirlo, è ora di scappare. Le strade buie possono essere luoghi pericolosi. È meglio stare lontano da quel ragazzo. Ma dal momento che non lo puoi evitare, devi combattere. L'aggressore ti ha presa per i vestiti. Rimani concentrata. Probabilmente dovrai dargli un pugno alla mascella. Che colpo! Questo è ciò che si merita! Dai un'occhiata più da vicino. Con tutte le tue forze spostagli le braccia per liberarti e colpiscilo forte con il gomito. Una strada tranquilla e deserta. Mia mamma l'aveva detto che è pericoloso andare in posti come questo. Questo ragazzo sta ovviamente cercando di rubarle il portafoglio. Non oggi! Non aspettare che si riprenda, scappa! Ecco come essere pronta a tutto. Sei stata afferrata. Ruota il braccio con il tuo. Metti l'aggressore in questa posizione e colpiscigli il mento con il palmo della mano per allontanarlo. Se sei sotto attacco, tutto è lecito. Anche un ombrello sarà una buona arma. Sei contro un muro. Cosa fai? Premi il pulsante e allunga il manico. Oh, è andato dritto contro il suo... Beh, sai dove? Sì, ai ragazzi non piace. E ora hai un minuto per scappare. D'ora in poi non andremo da nessuna parte senza un ombrello. Una passeggiata per la città potrebbe finire in una brutta situazione. Credi in te stessa e provaci! Wow, ragazza, che colpo! Può rilassarsi per un po'. Nel frattempo, scappa! Ok, ecco il tuo aggressore. Cosa fai? Prendi il suo braccio. Appoggiati adesso. Appoggiati all'anca. Salta sull'aggressore. Vagli in groppa e colpiscilo forte alle orecchie. È abbastanza per stordire chiunque. Essere catturati da un criminale è la cosa peggiore che possa accadere. Dove sono? Come esco di qui? Non riesco a liberare le mani. Trattare con le manette ha preso tutta la mia energia. Eccolo! Abiti scuri, maschera sul viso. È spaventoso! Tieni la bocca chiusa! Ha lasciato cadere la pistola. È così goffo. È un buon momento per scappare. Soprattutto perché a quanto pare le manette non sono affatto strette. Non gli farà del male, gli restituisce la sua pistola. E mentre lui è stupito da quanto sia gentile la sua vittima, lei scappa. Dovrebbe prepararsi meglio per il crimine del secolo. E non acquistare armi in un negozio di giocattoli. I passaggi bui non sono un buon posto per le brave ragazze. Non sai mai chi ci può essere. Ma anche se l'aggressore ha un coltello, puoi disarmarlo. Lei conosce delle mosse segrete. Vai! Fatto! Puoi scappare ora. Facciamo un passo alla volta. Ti prendono alle spalle. Prendi la mano con il coltello, la spingi via con il mento. Colpo forte sul naso con la testa. Preso in pieno! Ti sono piaciute le nostre idee per l'autodifesa? Hai mai dovuto usare delle abilità come queste? Faccelo sapere nei commenti! Metti il like a questo video, iscriviti al nostro canale e fai clic sulla campanella per non perdere i nuovi video sull'autodifesa di Trum Trum!